Coronerà, si sta spogliando, guarda, già si sta spogliando. Va bene, non so se saranno belle, perché mi dovete scusare, io non ho la competenza tecnica, scientifica, legale, di coloro. Però tengo in abitudine, non mi preparo niente. Innanzitutto scusa se ci sono dei settentrionali in mezzo a voi, io qua ne condosso che parlo solo napoletano, quindi facilito per tradurre qualcosa a qualcuno. E man mano che gli altri parlano, per non fare una brutta figura, mi scrive cose. Che se credo che mi abbia scritto. E perché io? Perché la disabilità è anche invisibile, o i carta, sono errori. E loro l'hanno classificato eroi, vi prego di credere che non è così. Gli eroi muoiono in guerra. L'eroe osceno, questa bella e buona, che ne so, Enrico Toto, Pietro Mico, ma faccio come fa perché se faccio un po' parlare. Non ne abbiamo bisogno. Loro sono testimoni. In greco significa martire, faccio ricevere giornini. E o garante mi piace assai, perché sapete chi è in Italia adesso, mentre sto parlando, il più grande garante degli autistici, lo pizzaiolo. Ha fatto pizza auto. A ieri ha firmato un contratto per 100 milioni di euro, si è cattato una villa che può fare pure un latino, una pizzeria con un'accademia per gli autistici. Ma ne hanno scelto, la storia di rimano pizzaiolo. O tenessimo una comunità che potesse fare un garante. Probabilmente ancora non ci siamo citati per tempo. E diceva lui, la 14ª edizione, schema libero, voi mi dovete perdonare, i come teologo spazio dappertutto. Voi forse non sapete che cos'è il 14 nella Cabala, nel simbolo biblico, è il cambiamento, perché un è la nuova forma di vita, un è un, e quattro la saggezza intenzione, il tendere oltre. Ma per strana coincidenza, se voi sognate di partecipare a un convegno, un numero che va di qua è 14. Ma la cosa ancora più strana, perché io da smorfio 14 fu ubriaco, proprio come a me. Perché guardate, in vino veritas a volte ci pigliamo sconi e dici che cosa, parabrutto, parabrutto che cosa, fammi capire. Mia moglie dice, sono sfacciato, ma sfacciato che significa? Si dà c'è una cosa, c'è c'è con me, i paraustriani, tutti sto chi se ne mai non ha capito. Dice, ma tu professore non ha usato, ma io ho telefoni, e perché ce lo so telefoni? Michele lo sa, ma a proposito ringrazio Michele De Angelis, che ci hanno ringraziato a tutto quanto, ma figo, Michele De Angelis è il mio amico che sarà presente per il Positano News. Dice, voi ho usato poco telefonino, ma si dà già vicino a qualcosa, vengo, te citofono. Dice, questo però è a scendere, perché ti chiama una capata a bocca, ma non dice pure, è a scendere. Che significa questo telefonino? I miei ragazzi, li potete riconoscere, perché oggi ti ho stanno le parti dedicate al mio professore, perché tutto quanto ride ci sta. Stanno lavando come si fa, e mi piace, che significa? Tu fai con un clic e ti sei reso responsabile, Davide, chi? Questo probabilmente facciamo noi. Non siamo capaci di interagire. Va di nuovo a fare un cinema tutto questo cose. Ovviamente non siete potuti entrare in quello che è l'estro, l'intimità, perché l'essenziale è invisibile agli occhi. E per strana coincidenza il Vangelo di oggi dice, ti ringrazio Padre perché ai piccoli hai voluto rivelare queste cose che hai nascoste ai grandi. Ma chi è i piccoli secondo Gesù? Chi sono? Ma veramente Gesù mi chiama, cioè, i piccoli, i Gesù chi lo può capire? No! Vedete, questi vi dicono una cosa molto importante. Il piccolo è fragile. Dovrete dire come andare. Nasce un figlio, l'ippopotamo, c'è l'ippopotamo. Nasce un figlio, la girata, c'è il cammino come una girata. Un figlio, l'antico, non vedete, c'è più a correre, perché un giorno siamo mangiati. Qual è la creatura più fragile? Il cucciolo d'uomo. Non può fare niente. Se non c'è solo padre e mamma, non può, il più fragile dei fratelli sono i piccoli. E qual è la caratteristica dei piccoli? La tenerezza. Perché noi siamo speciali, noi diversi? Perché abbiamo l'inquietudine dell'altro. Vedete, un diverso come me sente la sofferenza di un bimbo quando non dà nulla. Sente la sofferenza, il freddo addosso, ma c'è della vasta cosa, perché chi l'hanno parlato senza un capo, pare un brutto professore in sole, è voleva pure, soffro per questo, ma ci stanno i problemi. Ma sentiamo di più la sofferenza del naufrago che sta cercando di arrivare al porto e non ci arriva. Ma vi pare strano, ma voi sapete che quando colpiscono una balena e il mare si dice di voi, noi diversi soffrimmo per la balena. Questo è quello che ci differenzia. Noi sentiamo addirittura il dolore del grano che viene facciato, già sapendo che andiamo da pane. Cioè il grano che si offre, ma comunque noi lo sentiamo.
Questa è la nostra capacità, la possibilità di poter dire agli ischitani, a chiunque sta vivendo una sofferenza, non vi preoccupate, noi che ci volessimo lavare la coppa, la faccia la terra, perché non ce la facciamo proprio più a campare, vi diciamo è possibile un oltre. Come vedete sto andando a braccio perché non mi metto a leggere più a fare e compagnia bene. Però è proprio questo, questo senso di liberazione. Come vi potrei lasciare? Ovviamente hanno parlato di tanta cosa, io vi posso parlare soltanto di uno, che era Van Gogh. Si tagliava la rete, dice che si era appiccicato con l'amico suo Gauguin, la regalò una prostituta, non sappiamo se perché stava senza soldo, okay. Immaginate quelli che sovrette questa cosa faccia da roba. Probabilmente quindi non lo facete manco fare niente. Però non è che sia un problema. Quest'uomo, indispettito dalla vita, già faceva il tipo con caga, si spara in vietta e non muore. Pare strano, tre giorni con questo proiettile in vietta. Tanto è vero che alcuni dicono che era fatto soltanto un quadro, campo di grano. Visto che non morì, c'è mettere pure i curvai, e invece campo di grano con corpi. Dopo tre giorni morì, probabilmente un proiettile faccio sfazzeria e morì. Scrisse al fratello Teo, noi. Noi, gli artisti in genere, siamo alberi storti dai succulenti frutti. Perché vi ringraziamo? Voi siete i nostri succulenti frutti. Grazie. Con l'intervento finale del nostro Aniello abbiamo dato un quadro, penso, esauriente e anche illuminante su tutta questa problematica che penso e spero che in futuro verrà affrontata con più zelo, con più foga, con più impeto, con più partecipazione. Il paese che risponde di più. Non è questo. La città non risponde, la città non... Allo stato attuale, nonostante... Vorrei sembrare cabalistica, non lo voglio spezzare la parola, contate, siete 12. No, siete 12. Se non ricevono con Achilles, fidarne fa quelle che hanno fatto, non ricevono voi, vogliono fare ancora più, non si preoccupi. Volevo, anzi, a proposito di voi 12... Il paese civile lo si misura anche da questo, chiaro? Chiaro? Lo si misura anche da questo. Soprattutto. Il paese civile... Volevo soltanto darvi questa chicca, lui non lo sa ancora perché adesso mi sta venendo a mente, io faccio parte anche dell'associazione Nature di Palma Campania e stanno facendo un concorso dove per il riciclaggio le opere saranno anche reinserite nell'arredo urbano, quindi probabilmente qualche tua opera che sarà da te donata sarà portata lì e cercherò di fare in modo che, poiché la scolaresca mi segue anche qui i ragazzi di San Femini, vorremmo saper portare i ragazzi a far vedere che cos'è il riciclaggio, cioè come da quelle carrozzelle in effetti dei disabili nascono queste opere d'arte che in effetti loro due riescono a fare, quindi una nostra opera sicuramente andrà a Palma Campania e noi li ringraziamo di questo. Grazie ancora. Allora vuole chiudere la signora Rossella con un augurio. Penso che l'anno prossimo, ecco, potremo anche invitare un po' le scuole, perché sarebbe importante poi instillare questo seme nei ragazzi. Dobbiamo fare, insomma, dare più risalto a tutto questo. Però... Io penso che l'anno prossimo poi dobbiamo vederci e vedere in un anno che cosa è stato fatto, se riusciamo a portare avanti qualcosina. Sì, deve essere tutto ufficializzato e tutto programmato, perché se facciamo così blando di simpatie o di possibili partecipazioni, con un programma didattico molto strutturato, è anni che lo diciamo questo, aspetto pedagogico è stato trascurato sempre, però lei deve chiamare la responsabile dell'istruzione pubblica e deve fare un incontro con noi e insieme strutturare un lavoro coordinato. Consentite una piccola digressione, non soltanto come diceva l'assessore, la dottoressa, per quanto riguarda la consigliera, per quanto riguarda l'amministrazione comunale, le scuole, l'ASL, i servizi sociali, il centro di genere, tutte le istituzioni devono essere presenti, anche la regione Campania, anche il presidente De Luca, al quale io farò l'invito, perché questo è un tema
allora, la civiltà di un paese, di un popolo, lo si misura anche dal numero delle persone, come vengono trattate le persone che hanno difficoltà. Tra le altre cose, vi faccio un esempio, un aneddoto ultimo che è capitato. Le strutture di lungodegenza, quando andiamo in ospedale, i nostri cari, come diceva la consigliera Di Leva, lo sapete che la Regione Campania può tenere i nostri genitori nelle strutture di lungodegenza per soltanto per 60 giorni e dopo chi non ha le disponibilità economiche muore? Chiaro? Questa è un'altra stortura della sanità campana. Al di là perché queste non le consideriamo persone diversamente abili, fragili. Vengono abbandonati a loro stesso come in un ghetto, in un lazzaretto. E come è strutturata la sanità? Va riformata anche in questo senso. Ecco perché dicevo alla consigliera, dobbiamo partire innanzitutto dal rimodulare, devono essere riformati i sistemi anche di servizi sociali, così come sono strutturati in Italia, non hanno più ragione d'essere. Capite? Non hanno più ragione d'essere, dobbiamo modificarli, anche l'istituzione oramai non funziona più, crea orrori. E quindi è necessario che tutte, al di là che facciamo sempre i tavoli di concerto, nessun tavolo, ci si siede, si ascoltano quelle che sono le difficoltà, si pone un punto fermo e si risolvono i problemi, li si affrontano e si risolvono, non che rimangano sulla scrivania anni e poi assistiamo ai morti. Poi un ultimo pensiero, mi scuserete, volevo farlo alle vittime, la piena solidarietà ai nostri grandi cittadini, amici ischitani, i quali stanno vivendo una tragedia, ma non per piacere una retorica populista assurda, è un dramma che noi ci abbiamo anche noi vissuto in anni precedenti e adesso continuiamo questa ferita dopo 20, 30, 40 e mi auguro che la finiscano con le solite piaggerie, i soliti attacchi, perché adesso è il momento del tacere, come diceva il cardinale Mazzarino, l'arte del tacere. E quindi noi siamo vicini alle vittime di Casamicciola e mi stringo al dolore perché so che cosa significa di quelle famiglie. Grazie a tutti, grazie. Potete seguire su YouTube.